E what a tutti ciurma e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine di tutto Jesse ha fondamentalmente capito che Dina è incinta. Io penso che soltanto ragazzi uno che abita proprio sulle nubi non l'avrebbe capito, quindi alla fine lui l'ha capito, solo che lei ha deciso di non dirglielo ancora. Fatto sta che dopo aver fatto parlare Nora, Ellie è tornata appunto al teatro. Da lì ha poi deciso di dirigersi verso l'acquario e Jesse ha deciso di accompagnarla. Fatto sta che purtroppo l'acquario sembrerebbe essere abbastanza lontanuccio, però visto che siamo in compagnia direi di non perdere tempo. L'ultima volta ci eravamo salutati qui in quanto avevo immaginato che comunque ci saremmo ritrovati in una situazione abbastanza spinosa, quindi non era il caso di affrontarla verso la fine del video, per cui ho deciso di lasciarla per questa prossima volta. E ragazzi dobbiamo un attimino cercare di fare attenzione. Sto appena dicendo chi è che mi sta vedendo, direi di metterci un attimino a strisciare perché... Ah, pure quei cani, davvero fantastico, meraviglioso, stupendo per iniziare ragazzi questo nuovo episodio. Tra l'altro io ringrazio come sempre tutti quelli che mi lasciano pareri e suggerimenti sotto nei commenti. Diversi di voi mi hanno anche appunto suggerito di crearmi i silenziatori per la pistola, una cosa che effettivamente fino ad ora non ho ancora fatto perché me ne dimentico sempre ragazzi, mi dovete perdonare, che potrebbe essere appunto una buona soluzione per evitare di farsi scoprire, ma comunque utilizzare un'arma ovviamente da fuoco. Shit! No, mi vedrà ragazzi, mi vedrà. Oddio, vabbè, se continua ad andare probabilmente no. Quindi facciamo attenzione, vediamo di infilarci qua dentro e poi dovremo vedere se riusciamo ragazzi a procedere senza farci scoprire, anche se c'ho i miei grossi dubbi. Ok, due barrette medikit. Ho uscito. Non hai visto nulla, che cazzo? No, raga. Niente, non me fate parlare, non mi fate dire niente ragazzi, davvero. Penso sia meglio non dire nulla. Vabbè, niente, raga, ormai ci hanno visto. Ci hanno visto e temo che adesso la situazione sarà abbastanza un dito nel sedere. Sugli... vabbè, ci hanno accerchiato. Niente, raga, mi viene tanto da ridere. Veramente mi viene tanto da ridere. Perché ogni volta gli sforzi sono completamente inutili. Ecco, mi dispiace da morire fare questa cosa. Come al solito, arrampichiamoci. Niente, mi sforzo ma poi per una minima stronzata va tutto a quel paese, letteralmente. Va bene, allora direi che non siamo messi bene purtroppo con la salute. Quindi utilizziamo un medikit. Ne abbiamo migliorato l'efficacia l'ultima volta. Allora, frecce normali, riuscirò a fare un headshot secondo voi? C'ho i miei grossi dubbi. Ok, ci sono riuscita. Non male, non male. Ma ovviamente adesso si sono allertati tutti, tipo tutti quanti. Se facessi questa cosa, ecco, tipo un bel fumogemino. Vai, vai, via, 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 via. Ah, cazzo, potevo colpire anche il cane, raga. Niente, pensavo che fosse morto, sinceramente. Il cane sta arrivando a tutta birra. Ma perché deve sempre riuscire ad aggredirmi prima che io lo colpisca? Perché, che cazzo? Ecco, un'altra cosa che odio fare. Va bene, ok. Vediamo ragazzi se riusciamo ad uscire da questa situazione di merda. Ce n'è un altro là sopra. Ti vedo, bello, ti vedo. Ah, è sceso, niente. Va bene, ti aspetto al varco. Ti aspetto qua, non ti preoccupare. Ecco fatto. Ok, ma ha dovuto colpire, ma almeno l'ho colpito. Finito? Abbiamo già finito? Ah, grazie al cielo, grazie al cielo. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Niente ragazzi, io veramente non voglio commentare, non voglio dire niente, perché ogni volta va così. Ogni volta il risultato
del mio tentato stealth è questo. Io ormai mi sa che mi devo arrendere a questa triste realtà. Creiamoci un medikit, visto che ne abbiamo usato uno poco fa. Prendiamo questo straccetto. E niente, ragazzi, vorrà dire che mi arrenderò a questa cosa qua. Cioè, non c'è modo che io possa fare tranquillamente un po' di stealth, perché in un modo o nell'altro riesco sempre a farmi beccare. Non dico che la colpa sia dei nemici, ragazzi. Ovviamente la colpa è mia, perché per quanto mi sforzi, alla fine mi devono sempre beccare. Non mi dica che... no, questo non mi servirà. Però qua dentro sicuramente c'è qualcosa, quindi vediamo di dare un'occhiatina. Apriamo tutto quello che si può aprire. Ecco, già qua dentro non c'è un cazzo. Barretta Medikiss, ci piace, ci piace. Ci aiuta un attimo a curare il disastro che è stato poc'anzi. E scusa Jesse, ecco, fammi aprire anche quest'antina. Sai com'è? Non c'è niente, niente di niente. Qua invece niente di niente, come al solito. Qua invece niente di niente. Qua dentro alcol, me lo piglio ovviamente. Ci vorrebbe una bevuta per dimenticare i nostri tristi pensieri, Peccato che poi i pensieri sarebbero lì una volta tornati sobri. Comunque, piano di sopra, abbiamo qualcosa di speciale da queste parti? Oddio, che era una sartoria. Forbicine e forbicine. Dopodiché, beh, ci sono un sacco di tessuti, quindi suppongo proprio di sì. Vediamo. Cioè, comunque in un posto dove c'è una marea di tessuto ci dovrebbe stare uno straccetto, qualcosa. Invece niente, esplosivo sì, forbicine ci sta, scoccetto pure e niente, straccetto è al massimo, ma non mi posso fabbricare niente, ragazzi. Quindi l'unico straccetto che abbiamo trovato nel magazzino della sartoria lo dovremo lasciare qua. 18 pillolette, mi piace, mi piace. Che fai Jesse, ammiri il panorama? Non che ci sia molto da ammirare in effetti, però direi di non, ragazzi, titubare troppo, perché la ruota panoramica, che sarebbe a dire la nostra meta, la vedo abbastanza lontana, abbastanza, è parecchio lontana, diciamoci la verità. Quindi direi di procedere, perlomeno qua non sembrerebbero esserci... Oddio, qua da dove sono arrivata? Aspetta un attimo, mo me sta... Sì, esatto, stavo tornando indietro. Che cosa divertente, ragazzi, meraviglioso. Invece di avvicinarmi mi stavo allontanando, però vabbè, dettagli, allora. Vediamo dove dobbiamo andare. Qua, oddio, i manichini. Belli, belli, belli. Tutti ricoperti di muschio, è davvero commovente. Peccato che io odi i manichini, sono, li trovo davvero inquietanti, ragazzi. Però qua ci siamo stati, quindi niente di nuovo. Come al solito cerco di esplorare il più possibile. Quindi direi che possiamo procedere. Mi sa che ci toccherà procedere a nuoto, temo. Ci potremo immergere? Chi lo sa, eh sì. Possiamo immergerci, signore e signori, e risbucare dall'altra parte. Vediamo un pochettino e dove arriviamo. Vieni Jesse, non ti sento, stammi dietro. Jesse? Ah, eccoti qua. Manichini anche qua, non mi piacciono, non mi ispirano, ma io mi infilerò qua dentro. Perché sì, perché l'istinto mi dice di farlo, di sicuro. Ammazza che chiappette sode che c'hanno sti manichini. A parte tutto, ma questo era un unico grande magazzino, no? Perché i manichini sono inquietanti tutti allo stesso modo, quindi suppongo che fosse lo stesso grande magazzino. Intanto questi ingranaggetti me li piglio, però questa zona... non mi piace tantissimo, ma vabbè. Siamo riusciti da qua. Dove dovremo andare? Secondo me, ragazzi, mi sono persa una strada da seguire di qua. Esplosivo al massimo, non c'è problema. Mi ricreo subito un fumozzano. Ecco qua, così questo lo posso raccogliere. Tu, Jesse, stai sereno. Ho tutto sotto controllo. E lui dirà se vede, proprio se vede. Allora, alcol, ingranaggetti, qualcos'altro? Sembrerebbe di no. E qui c'è un banco da lavoro. Vediamo un attimino la situazione ingranaggetti. 51 più 85% velocità di ricarica per il revolver, ragazzi. 50 ingranaggetti, va bene, dai, investiamoli. Tanto comunque, regà, stare lì ad accumularne così a caso non ha senso. In ogni caso li dobbiamo usare, quindi tanto vale usarli. E va bene così. Quindi di nuovo rimaniamo con un ingranaggetto. E quindi adesso
adesso. Ecco, vedete, qua è da dove sono salita, ragazzi. Però posso salire qua, cosa che prima mi era sfuggita. E mi posso ficcare qua. È impossibile da raggiungere. Beh, oddio, impossibile da raggiungere. Se c'è arrivata lei, ci può arrivare chiunque, no? Voglio dire, che diamine, impossibile da raggiungere. No, non essere così negativo, Jesse, perché guarda, non te porto più con me, te lo dico. Io ho bisogno di gente positiva. Eccoci qua. Dove minchia è la ruota panoramica? Eccola là, ammazza, regà. Oddio, mi ha tolto le parole in bocca. Cazzo, lo attraversiamo. C'è quella strada. È parecchio lontana. Oppure c'è quella. Oh, c'è. Shit. Molto meglio. Beh, con quella si farebbe di sicuro molto prima, Basta attraversare l'acqua, che probabilmente arriva dritta dritta di là. Quindi dovremmo fare un'imboscata. Rubare la barca. Di sicuro sarà un casino, ragazzi. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca. Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Questa è la solita falsa speranza che ci portiamo appresso tipo da... Ah, oddio, già era aperto, già era spaccato. Niente, vabbè. Che ci portiamo appresso da inizio game, ragazzi. Sempre, il pensiero è sempre quello. Speriamo che siano pochi. È uno schifo qui. Ma dai. Non mi dire. Niente, io e Jesse, ragazzi, pensiamo, diciamo le stesse cose. Porca miseria, mi toglie sempre le parole di bocca. Una cosa fantastica. Va bene, andiamo, Jesse. Scusa, cioè, se mi fai passare, gentilissimo. Allora, avventuriamoci, va. Straccetti al massimo, posso fabbricare qualcosa? No, ho tutti i materiali al massimo. Bella, ragazzi, la mossa da serpente. Ah, qua ci sono degli ingranaggetti per rimettersi lo zaino, va bene. Allora, qua, niente, ragazzi, ci dovremo far strada. Carta collezionabile, oddio, Jesse, sei tu. Mi hai fatto prendere un infarto. Tatuaje, che bello, bellissimo, come sempre. Andiamo. Vieni, Jesse, mi dai una mano? Solleviamo una parola, solleva sta roba. Cioè, ci vuole una forza titanica. Oh la madonna. Come sempre antigamo, come sempre non ci sente nessuno. Stiamo facendo un casino della madonna. Boom. Aspettami, Jesse, aspettami, figliolo, aspettami. Ok, ti seguo a ruota. Che di dobbiamo qua, fare? Andiamo. Va bene, ci immergiamo. Diamo sempre per scontato che sia possibile passare, Non vorrei dire, ma vabbè. Meno male, ragazzi, che l'ambiente ci circonda non smentisce mai questa nostra convinzione. Usci. Serve una mano? Tutto ok. Il motore fa il casino. Te pareva pure. Sento, ho fissato il fuoco. Deve essere un unità vicina al rapporto. Fatto. Merda. Chi è? Voi Tommy? Quattro. Passate via terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanti. Sarà Tommy, ragazzi. Vi ricordate che lui c'aveva il fucile da cecchino? Ci aveva fatto... posso prendere la corda? Grazie. Ok. Ci aveva fatto usare il fucile a cecchino, quindi immagino che si sia portato anche quello. Ovviamente, di sicuro se l'è portato, ragazzi. Il motore della barca fa i capricci. Questo è un dettaglio che sicuramente, ragazzi, dobbiamo tenere a mente, perché sicuramente darà problemi nel momento meno opportuno. Eccola lì, la barca che ci serve. È da solo. Dica. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela.
Non riesco a crederci, ragazzi. Ma porca paletta. Ma porca paletta. Cioè, beh, così improvvisamente diciamo ciao ciao a Jesse. Che palle, ragazzi. Niente, lui è voluto andare in soccorso di Tommy, sempre presumendo che sia davvero Tommy. E lei, niente, imperterrita, vuole inseguire Abby, ragazzi. Che palle. Ho messo a posto il motore. Dove vado? Oh, siamo soli. No, no, se ne va, se ne va. Palle immense. Cioè, dividersi così e basta. Che roba, regà, dai. Che roba, grazie per la robetta che avete lasciato. Un colpo, ma andrà bene lo stesso. E niente, regà, mo dobbiamo arrivare dall'altro lato. Perché guarda caso il motore ha fatto i capricci fino ad ora. Chi è? Dov'è? Chi è? Perché? Ah, la vedetta là sopra. Ha fatto i capricci fino ad ora, ovviamente, appena eravamo a un passo. E il tizio se n'è andato. Mi scopriranno di sicuro, in un modo o nell'altro. Ci scommetto le palle, vabbè. Allora, restiamo un attimo nascosti. Posso riuscire a colpire quello là sopra? Beh, dovrei avere una mira incredibile, ragazzi. Questo forse sì, non appena si sposti, gira... Ok, ok, boom headshot, ci piace. E mi sa che farò fuori pure te, bella. Ok, perfetto. Zittita non appena stava per rompere le palle a tutti quanti. Allora, ragazzi, vediamo, creiamoci un silenziatore. Proviamo, proviamo a fare questa cosa e vediamo un attimino cosa succede. A questo punto sono curiosa, perché comunque me l'avete suggerito diverse volte e potrebbe essere una cosa davvero utile, quindi... Ma chi stai bene? Chi? Ah, oddio. È lì. Stai bene. Ha una freccia che gli ha trapassato l'occhio. L'occhio e il cranio. Sta benissimo. Ecco qua. Mo' ha avvertito tutti. Chi sta... Con chi sta parlando? Con chi parli, bello? Ok, un altro headshot, boom, bitch. Cioè, ragazzi, possono essere installati e rimossi. Ok, ovviamente hanno, ragazzi, una barra di uso. Evidentemente per il numero di colpi che possiamo utilizzarli. Può essere anche rimosso. Questa è una cosa davvero molto, molto interessante. Mi piace. Da dove arrivano le voci? Non lo so. Ma spero, ragazzi, di non farmi beccare. Ecco. Dov'è? Dai che lo facciamo fuori. Lo facciamo fuori. Non so se è stato un headshot, fatto sta che è morto sul colpo. La cosa ci piace. Bello, bello, bello. Mi piace tutto ciò, ragazzi. Ehi, da dove arriva lei? Che non vedo nessuno. Oh, shit. E dai, continuano a dire tutto a posto. Sono morti. Drew, mi dispiace tanto per Drew. Fatto sta, ragazzi, che due frecce ho usato, manco una me ne ha fatta recuperare, eh? Non vorrei dire. Triste ma vero, si è proprio rotta. Vabbè, niente, questo è il prezzo del silenzio, evidentemente. L'altra genia sta arrivando, sembrerebbe di sì. Possiamo ammazzare anche lei silenziosamente. Sì, shit, wow, wow, così mi piace, ragazzi. Quanti altri stronzi ci sono che devono arrivare fin qui? Allora io direi, ragazzi, di approfittare, avanzare un attimino, perché comunque qua fuori mi sa che c'è qualcuno. Quindi vediamo un po'. Niente, vita al massimo, questa è una cosa meravigliosa. Oh, questi, regà, non danno un cappero. Cioè, manco se li sprisci come i limoni rilasciano qualche munizione. Proprio niente di niente. Va bene, allora, vediamo un attimino se Drew, che era qua sopra, mi ha rilasciato qualcosa. Vediamo un attimo, magari sì, magari no. Dov'è Drew? Oddio, che è? Oh, dov'è? No! No, raga, non ci posso credere. Cioè, ma che cazzo, ma era qui. Ma che sfiga di merda è? Cioè, dov'è? Oddio, oddio, ok, ok. Ho attraversato letteralmente la parete per ammazzarlo. Sti cazzi, è stato bellissimo. Ciao, bello. Ok, boom, un altro headshot, signore e signori. Niente, oggi si spaccano i sederi a suon di headshot, signore e signori. Ciao, 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 belli. Ciao a tutti, belli. Allora, facciamo un'altra cosa bellissima, ragazzi. Questo. E poi questo. Ma che bello, ha preso fuoco. Ma ha preso fuoco anche l'altro. Ma lui si salverà, ragazzi. Quindi facciamo direttamente così. Ma quanti cazzo sono? Continuano a uscire, ragazzi, tipo scarafaggi. Una cosa incredibile. Va bene, allora, intanto però, raga, mi piace che sto cercando di sfruttare un po' tutte le cose che ho, eh. Questa è una cosa super positiva. Oddio, no, l'ho mancato.
Oh cazzo. Aspetta, stai solo lì. Ecco. Oh, e boom, un altro headshot dritto in faccia. C'è qualche altro stronzo che mi sta aspettando? Ma il silenziatore me l'ha tolto, l'avevo finito. Manco me ne sono accorta, ragazzi. Vabbè. Comunque, allora, a parte tutto, fatemi vedere bene se qua c'è qualcosa, perché non vorrei lasciarmi materiale utile. Però sembrerebbe di no, ragazzi. La musica da ansia non è ancora finita, quindi là fuori c'è ancora qualcuno. Il silenziatore ovviamente, ragazzi, non può essere creato sul revolver, ma soltanto su quest'altra pistola qua. Quindi direi, visto che ci siamo, dai, di crearcelo. Quindi usa straccetti e materiale esplosivo. Questo lo devo tenere a mente. Però, come giustamente mi avevate suggerito diverse volte, ragazzi, può essere davvero utile. Infatti, buona parte di sti maledetti li ho ammazzati silenziosamente. Che poi alla fine mi sono fatta scoprire come una polla. E un altro paio. Oddio, sta arrivando. E un altro paio di maniche. Magari riesco ad ammazzarla senza utilizzare colpi. Sarebbe meraviglioso. Ma davvero meraviglioso. Che fai? Torni sotto. Aspettami, bella. Ah no, è ancora qua sopra. No raga, questa è sfiga. C'è sta un'altra qua sotto. Questa è sfiga assurda, che sta, credo, salendo. Non so se... Oddio. Raga, ma quanti cazzo sono? Colpo? Ok, li prendo volentieri. Due colpetti. Io ne avevo vista un'altra qua sotto, cioè che stava tipo salendo. Però vabbè, allora corriamo un attimo a nasconderci. Qua c'è qualcosa. Esplosivo. Questi sono armati fino ai denti, continuerò a dirlo, ma niente, non rilasciano nulla. Ah, sicuramente dovrò andare di là, ragazzi. Quindi Madonna Santissima dell'Addolorata, aiutaci tu. Quanti ce ne sono ancora? Quest'altra sta salendo. Io direi, ragazzi, oddio, colpi. Mi piace. Stiamo nascosti e cerchiamo di ammazzarla senza farci scoprire. Fare il giro come ha fatto l'altra. Sì. Via qua. Zitta un po'. Ok. Per un pelo, ragazzi, non ci beccavano da là sotto. Benissimo così. Allora, mi sa che quello che mi conviene fare adesso, ragazzi, è passare da qui, credo. Quindi, e niente, colpi per fucile al massimo. Strisciamo, approfittiamo ovviamente dell'erba alta per passare dall'altra parte. Ok, barretta Medikis. Ci piace, i bastardi sono di là, ragazzi, credo. Quindi chissà se sta salendo qualcuno, per ora sembrerebbe di no. Spero che non ci sia nessuno qua sopra ad aspettarmi. Quindi stiamo attenti, un'altra barretta. Ah no, un colpo per revolver questa volta, benissimo. Dove mi aspettano? Colpi per fucile al massimo, colpi per pistola al massimo. Ce l'ho carica. Sembrerebbe di sì, ragazzi. Non posso raccogliere nient'altro, purtroppo. Mi sa che mi tocca avventurarmi verso il basso, ragazzi. Che il cielo ce la mandi buona, sperando che si crei una situazione favorevole, ovviamente. Quindi vediamo un po'. Quello è un manichino. Minchia, pensavo fosse una persona. Allora, di qua è tutto sbarrato, quindi niente da fare. Non ci resta che uscire di qua. Fare attenzione all'ambiente che ci circonda. Allora, probabilmente i maledetti non sono di qua, ma dall'altro lato. Quindi continuiamo ad avanzare con cautela, ragazzi. Ok, niente, colpi per pistola al massimo. Barretta medikit. Perfetto, meraviglioso. Vediamo qua dentro, di sicuro ci sarà qualcosa di utile, ragazzi, dai. Vedo diversi scaffali, qualcosa di buono. No, niente, c'ho tutto al massimo, regà. Andiamo dall'altra parte. Vediamo di andare a beccare questi altri fenomeni che ci aspettano. Anche se per ora non li vedo, devo dire, purtroppo. E temo che mi coglieranno di sorpresa, ragazzi. Spero sinceramente di no. Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Alcol al massimo. Però gli straccetti non ce li ho al massimo. Vabbè, creiamoci una molotov, ragazzi, comunque. Raccogliamo questa bottiglia d'alcol e andiamo dall'altra parte. Vediamo un po'. Dove sono i maledetti? Non li vedo e non li sento, ragazzi. Non li vedo e non li sento, ma probabilmente sono dall'altra parte, quindi... Allora, qua è dove è passata la barca, eh? Eccolo là, lo vedo. Che vorrei evitare di passare da lì, perché ovviamente, ragazzi, mi vedranno tale quale. Quindi, allora, vediamo di... se possiamo passare da qua, ma mi sa che la strada è sbarrata. Niente, ragazzi, allora, temo che dovremo fare il giro proprio da qua. Cioè, nel senso... temo che dovremo passare proprio da qui, da dove è passata la barca un attimo fa.
Non posso passare da qua e neanche da sotto. Che cazzo di giro devo fare? Scusate. Ma se è tutto sbarrato, come passo? Mi sa che dovrò fare il giro, ragazzi, dalle scale. Aspettate, tanto adesso la strada la dobbiamo trovare per forza. Allora, di qua ci sono le scale, quindi immagino che dovremo fare il giro da qui, ragazzi. Ok, facciamo piano. Spero sì, dovrei poter passare. Sì, sì, sì. Ci sono le scale, ragazzi, che scendono di qua. Quindi andiamoci sempre con cautela. Vediamo di non farci beccare, perlomeno non subito. Anche se i bastardi sono... Ecco qua, già qualcuno mi sta a vedere. Dov'è? Dov'è Cribbio? Ah, eccolo là. Cazzo. Niente, raga, da così distante non è facile. Ovviamente con la pistola. Non so se fin là sotto arriva la Molotov, ma c'ho i miei grossi dubbi. No, ragazzi, non ci arriverebbe comunque. Aspettate, fatemi provare a fare una cosa incredibile. Ah, niente, speravo fossero ancora vicini, ragazzi. Volevo provare ad usare una freccia esplosiva, ma mi sa che non mi conviene fare il test adesso. Quindi scendiamo. Sempre piano piano, sempre piano piano, sempre piano piano. Allora, oddio, no, raga. Ok, non so come, ecco, niente. Se uno sono riuscita ad ammazzarlo silenziosamente, ovviamente l'altro dovrà essere un dito nel sedere. Quindi dov'è zio? E qua. Non l'ho preso. E che cazzo. Niente, mi serve un'arma più veloce, per favore. Ecco che cavolo. Oh. Perfetto. Ok. Barca. Niente, raga, con questi ultimi due devo fare un po' una merda, come al solito. Va bene, allora, colpi per pistola, niente. Direi che mi terrò ancora l'arma da mischia migliorata. Perché credo proprio che abbia una resistenza maggiore rispetto a quella non migliorata, immagino. Quindi allora, vediamo zio qua che mi ha rilasciato. Ok, colpo per fucile. Meraviglioso, la barca è qua. Però prima di prendere la barca volevo un attimo vedere se qua c'è qualcosa. Ma sembrerebbe proprio di no, ragazzi. Quindi non ci resta che prendere la barca. E scoccetto, medikit al massimo. Purtroppo, ragazzi, non mi conviene usare un medikit adesso perché ho la vita praticamente piena. Quindi andiamo, signore e signori. Prendiamo finalmente questa benedetta barca. Per favore. Ok, via. 1, 2 e 3. Speriamo che non ci abbandonino al momento del bisogno. Quindi L2 retromarcia. Sì, ma la retromarcia adesso a che mi serve? Mo scusa, io voglio sapere. Ok, come guidare? Perfetto, con L semplicemente. Oddio. Speriamo che questa cosa, questa barca, se vogliamo chiamarla così, resista. Ok. Così sarà molto più veloce, ragazzi. Sempre che queste rapide non ci distruggano il mezzo, perché non possiamo sapere se sbattiamo contro dei massi, contro robe simili. Nessuno mi segue. Va bene, nessuno ci segue. Dov'è la ruota? Ma qua c'è qualcosa di utile. Aspetta un attimo, perché ci permettono di attraccare? Fermi, fatemi vedere. Modalità di ascolto per localizzare la barca. Ah, top, perfetto. Così in caso uno si dovesse perdere, se uno dovesse essere così deficiente tipo me da perdersi, giustamente. Allora, barretta, niente, colpi al massimo, regà. Pillolette, com'è possibile che io abbia colpi al massimo? Non capisco. E niente, cioè colpi al massimo, non c'è sta niente da fare, ragazzi. Va bene, allora torniamo alla barca. Una barca! Procedemus. E dovremo un attimino orientarci di nuovo, perché mo da qua sotto non è semplice, ragazzi, riuscire a scovare la ruota. Basta che si spostino un po' gli alberi, ecco. Se si togliessero dalle scatole sarebbe un pochettino più semplice. Oddio, qua è tutto chiuso. Mi state a pia per il culo. Mi state prendendo per il sedere? No, davvero? Eppure, regà. Oddio, posso devo passare. Ah, ok, devo passare a qua, perfetto. Ammazza. Top, Si passa in mezzo agli edifici, ragazzi. Non vedo una ceppa. Andiamo, va bene. Tanto ormai c'è acqua praticamente dappertutto. Non vedo perché non sfruttarla. Oddio, ma di qua ci passo? Aiuto, che il cielo ce la mandi buona, ragazzi. Aiuto. Uè. Piano, non vorremmo spaccare tutto adesso. Certo che no, ecco. Adesso
Che palle. Premi per scendere dalla barca. Questo già l'avevo capito, già l'avevo sperimentato. Non c'era bisogno, insomma. Ma qua non posso aprire. Ah, sì, qua ci... cioè, tocco. Perfetto, è chiusa, che pareva. No, troppo alto, Parelli, ovviamente. Non ci arriviamo manco coi cannonate. Va bene, allora, ci deve essere un modo per aprire questa maledetta saracinesca, giusto? Ma cosa c'è là fuori? Tipo una tempesta temporale? Cosa sta succedendo? Allora, vediamo un po'. Oddio, che è successo qua? Che è successo a questo povero uomo? Beth, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essermene andato trionfalmente e non per mano di qualche iena del cazzo. Su tutto, spero che ricordi dove ho lasciato le scorte, o nascosto le scorte. Il codice è 701264. Non è molto, ma è quel che mi resta e voglio darlo a te. Non mollare, Randall. 701264. Mo chissà sta cassaforte dov'è? Oh, vediamo un attimo, ragazzi, aspettate. Cioè, oddio, ma se sta preparando una tempesta incredibile. Fermi un attimo. Eccoti. Ah, eccola là. Ok, già siamo un po' più vicini. Non tantissimo, ma meglio di niente. Abby, ti avevo implorato di smetterla, te la sei cercata. Niente, regà, ormai è la sua ossessione, il suo pensiero fisso. Sì, ma mo con questo io che cosa ci dovrei fare? No, serio. Ah, era semplicemente per spostarlo, ragazzi. Per passare qua sotto, okay. D'accordo. Adesso lo scopriamo, Ali, non ti preoccupare. Spero in nessun posto spiacevole, sinceramente. Opla, ah sì, passiamo da qua, dall'altra parte, semplice. È semplice, medikit al massimo, esplosivo ed esplosivo, ci piace. 701264, sembra uno di quei numeri, ragazzi, delle televendite. 701264, ecco fatto. Vediamo che scorte c'aveva da parte il caro Randall. Allora, ingranaggetti, alcol, pillolette, colpi per revolver, niente, colpi per fucile sono al massimo. Ho capito, ma io sono passata di qua soltanto per la cassaforte, non per altro. Ok, straccetto. Io pensavo ci fosse una cosa per aprire sta cazzo di saracinisca. Mi sbagliavo, evidentemente. Qua, ragazzi, non si può fare una mazza. Vabbè, adesso posso aprire, è ok. Va bene. Ok, ah! La catena è stata qui tutto il tempo e io mi sono scervellata fin là sopra. Il problema adesso è tenerla bloccata. Ah, rimane bloccata da sola? Fantastico allora. Vabbè, comunque, ragazzi, la cassaporte era bene aprirla, insomma. Bene, allora, via di retromarcia. Patapum, bim 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 via. Bim 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 via. Verso la nostra ruota panoramica. I comandi alternativi della barca. Perché dovrei usare comandi alternativi? Non capisco, però vabbè. Io spero, ragazzi, che Jesse, Tommy e compagnia bella stiano bene. Eccola là. Scherziamo. E te pareva, regà, lo sapevo. Lo sapevo. Forza. Dai, non fare capricci. E che cavolo, ok. Andiamo. Comunque, regà, io fuori non mi sento mai completamente al sicuro. Ma fuori, dentro, dappertutto, se proprio la vogliamo dire tutta. Procedemus. Sempre in direzione della cara vecchia ruota panoramica che ci attende lì sullo sfondo. Vediamo un po'. Ma dentro sti posti è possibile entrare, quindi? Sì, è possibile entrare, mettersi un attimo a riparo, ma non c'è niente di utile. Perfetto, va bene. Allora, procederò dritta e spedita verso la ruota panoramica. E quindi verso sto... Cazzo. No, vabbè, raga. Verso... ecco, vabbè, niente. Calla, lo sapevo io. Che palle immense. Ma perché non va ammazzate fra di voi e mi lasciate in pace? Che ne dite? Che io sto qua che mi sto facendo bellamente gli affaracci miei. Mo bisogna pure vedere, ragazzi, se c'è un modo per procedere qua. Perché la strada la vedo tutta bloccata. Che merda, regà, dai. Questa è una carognata assurda. Cioè, io come dovrei fare, scusate? Io non li posso manco colpire da qua, tra l'altro. Perché non mi posso mettere a mirare dalla barca. Va bene, mi toccherà addentrarmi. Ecco,
Niente, mi è toccato fare così, ragazzi. Che dobbiamo fare? Assolutamente niente. Passiamo direttamente? O ci stanno altre rotture di palle? Io spero di no. Quindi si va e basta. Vabbè, per noi meglio, mi risparmio un po' di colpi. Questo è poco ma sicuro. Ecco, non vedo niente. Andiamo di qua. Andiamo di qua ancora. Ok, abbiamo aggirato l'ostacolo. Perfetto. E la pioggia imperversa, ragazzi. Oddio. Certo. Qua mo è tutto sarebbe chiuso. Troppo facile. Appunto, sarebbe stato troppo bello. Eh sì. Mo bisognerebbe trovare un modo serio, ragazzi, per uscire da qua. Perché sta saracinesca non mi sembra tanto leggera come quell'altra. Quindi allora, qua abbiamo qualcosa, è un bar. Ok, bottiglie al massimo e va bene. Nel cassettino, una mazza. Qua. Salve, questa è la cucina. Ok, straccetto, pillolette, bottiglie al massimo. Qualche avanzo pure rancido. No, per fortuna. E vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po'. Se qua c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Quindi non ci resta che andare su e sperare che ci sia qualcosa di davvero utile. Ingranaggetto, uno. Uno. E va bene, dai. Una vecchia sala giochi. Oddio. Cristo. Mamma mia, ma che gli hanno fatto a questo? Scusa, amico, tanto a te non ti serve più. Oddio, ho sentito dei rumori strani, però sti ingranaggetti io me li piglio tutti. Ma proprio tutti, tutti. Oh, e qui abbiamo un banco da lavoro. Però non credo di aver accumulato abbastanza ingranaggetti. 35, ragazzi. Direi che niente. Per ora passiamo. Oddio. Colpo per fucile al massimo. Ma ho preso qualcos'altro. Non ho visto cosa. Che è sta musica? Non mi piace per niente. Cosa sta succedendo? Oddio, questo lo devo usare. Niente, esplosivo al massimo. Mi posso fabbricare un fumogeno? Sì. Perfetto, quindi prenderò questo. Sto carrello, niente, mi serve ovviamente per passare là sopra. Questo mi sembra ovvio. Minchia, pesa. Per fortuna che ci sono le rotelle. La puta madre. No. Il bloater no. No, ragazzi, no, questa è un'infamata tipo immensa. Oddio, oh cielo aiutami tu, non t'azzardare a lanciarmi la merda, non te lo permetto. Dov'è? Oddio, mi sta sfondando tutto. Puta che te pario! Intanto ha lasciato la sua bella. Oddio no, gli altri infatti no. Oddio no! No, ma da dove è uscito questo? Parliamone. Oddio, raga, terribile. È terribile. La puta madre! Vaffanculo! Maledetto. No, raga. Io non ero pronta a una cosa del genere. Non ero pronta. Mo userò tutti. No, tutti sti colpi no. Non posso usare tutti i colpi per fucile, raga. Oddio. È morto? Sei morto, cazzo. Sì. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ok. Ora vediamo. Da dove cazzo è sbucato sto maledetto che un attimo fa non c'era? Che palle, mamma mia. Che ansia. Questo ha cagato uno straccio quando è morto. Va bene, allora. Questa la posso sollevare. Magia. Magia incredibile. Magia, sì, ma... cosa c'è qua dentro? Una carta collectionable. Vediamo un po'. Kazakh Bright. Faigo pure lui. Qualcos'altro di utile? Visto che ho usato tipo una marea di risorse contro questo grandissimo pezzo di merda che è sbucato un attimo fa. Barrette Medikis. Va benissimo. Oddio, raga. Ogni volta è un colpo al cuore quando succedono ste cose. Va bene, ma...
Adesso il punto rimane quello. La ruota panoramica. Ci dovremmo poter arrivare in qualche modo. Qua c'è qualcosa? Allora, colpi, alcol al massimo. Niente, mi fabbrico ovviamente una molotov. Ragazzi, visto ne abbiamo usate due. Prendiamo questo straccio, pillolette, questo alcol, quindi. Va bene. Oddio. Qua? Qualcosa. Sembrerebbe proprio di no. Minchia, sto posto era gigantesco, ragazzi, comunque. Che figata di sala giochi. Ingranaggetti. Un po' di esplosivo, che ci piace, ci fa sempre comodo. Un ingranaggetto. Qua nient'altro. E, oh, qua cosa abbiamo? Cosa dice questo biglietto? Jules. Non riesco a respirare, troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta dell'ultimo minuto. E siamo stati assaliti da un grosso demone. Stavo per afferrarmi quando Zachary gli è balzato davanti, colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Non c'era più niente da fare. Sono scappato, non sono un codardo, non c'era altro modo. Ora sono solo, ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai miei nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome. Jules, temo che non ci vedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio. Emmet. E niente, hanno purtroppo incrociato nel cammino del caro vecchio bloater. Non c'è stato niente da fare, sembrerebbe. E quindi, ragazzi, mi sa che l'unica cosa ci resta da fare è andare di qua. Infatti l'unico modo per uscire è di qua. Cioè, oddio, per uscire, perlomeno, non lo so. Ah, c'era la catena che era incastrata. Ok, allora sì, adesso possiamo, eh. Opla. Perfetto. Mamma mia, abbiamo sta forza bruta per tirar su pure questa saracinessa. Che spettacolo, ragazzi. Rimarrà bloccata? Sì, sembrerebbe di sì. Anche se l'acqua qua fuori non sembra tanto amichevole, ragazzi. Allora, ragazzi, prima di intraprendere questo ulteriore arduo cammino, direi che ci fermiamo qua. Oggi abbiamo fatto un bel po' di strada, direi. Purtroppo ci siamo separati da Jesse. Questa è una cosa che non mi aspettavo, sinceramente, anche perché comunque eravamo partiti insieme da davvero poco. Quindi ennesima svolta, comunque completamente inaspettata, anche perché, regà, in questo mondo qua, quando ti separi da qualcuno, cioè, c'è una grossa probabilità che tu non lo riveda mai più. Dina li ha visti uscire insieme. E poi chissà, regà, tornerà Jesse da solo, non tornerà, riuscirà a salvare Tommy, Ellie riuscirà a raggiungere st'acquario, riuscirà a tornare indietro salva, e chi lo sa. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!